L'altra cosa importantissima che dovete stare attento è il metabolismo, perché esiste una linea di pensiero che dice: allora, se io mangio anche poco, attenzione, se io mangio poco e faccio ginnastica, e faccio tanta ginnastica, vedrai che dimagrisco. Non è vero, non è proprio, non è esattamente così, ragazze. A volte io devo mangiare le cose giuste. È inutile che io semplicemente mangio come un uccellino, perché cosa, il mio organismo, quello sempre intelligente che metteva da parte il grasso, lui che cosa fa? Anche dice: oh my god, qui è finito il cibo, è scoppiata la guerra, non c'è più da mangiare, vedo di non sprecare niente, cerco di trattenere tutto quello che posso. Quindi che cosa fa il nostro organismo? Non ci fa dimagrire, perché vuole trattenere proprio il grasso che abbiamo, nel caso ci sia un'emergenza. La verità è questa, che anche le diete troppo rigide ci possono portarci dalla parte a avere l'effetto contrario di quello che vogliamo. Infatti a volte si sente, non è sempre così, ma a volte si sentono quelle ragazze che dicono: caspita, io non mangio niente, non dimagrisco. Perché? Probabilmente in effetti non sta mangiando le cose giuste al momento giusto, e il suo metabolismo è troppo rallentato, sta andando troppo lento, sta andando con calma. Per quello che è importante farsi seguire anche magari per l'alimentazione, o comunque, ragazzi, un'alimentazione sana, non esagerata, se mangiate il giusto e poco, vedrete che alla fine il metabolismo si regola e vi fa pesare quanto veramente volete. Il fatto è che mangiare appunto sano è importante, e le cose giuste al momento giusto, ok? Quindi il primo punto, il primo ostacolo che noi affrontiamo quando vogliamo dimagrire è la gestione degli zuccheri, no? Facendo un breve riassunto, la gestione degli zuccheri: mangio gli zuccheri giusti al momento giusto, niente di più, perché se ne mangio di più poi il mio metabolismo li mette nel posto dove non voglio io. E l'altro punto è: se mangio pochissimo come un uccellino, il mio metabolismo si rallenta anche, per cui divento quel metabolismo lento. E oltre a mangiare le cose giuste, ragazze, per avere il metabolismo attivo tutti i giorni devo fare l'attività fisica giusta, ma quella giusta è quella che dà una botta di vita al mio metabolismo. Cioè devo fare un'attività che mi faccia andare su e giù, che mi circola bene il sangue, che mi si alza così tanto il metabolismo che a volte, in base a quello, alla fatica che ho fatto, io per due giorni di fila il mio metabolismo dopo quell'attività è ancora lì che sta consumando, che sta lavorando, che è attivo, che è vivo, non sta più dormendo. Specialmente noi donne, magari dopo la menopausa sì, si abbassa, e allora sì che ho bisogno veramente di fare un'attività che mi tenga il metabolismo super attivo, super attivo. Magari un'attività che io la faccio un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, per far sì che il mio metabolismo non rallenti, e allora riesco a smaltire il grasso, ok? Perché vado proprio a lavorare con quel grasso lì, perché quando sono il mio corpo, quando un giorno ho fatto un'attività fisica intensa, il giorno dopo il mio metabolismo, e comunque quando finisce, appena finito l'attività, il mio fisico ha bisogno di compensare, e mentre lui sta compensando, per compensare lui utilizza proprio, indovina un po', il grasso. Utilizza il grasso per compensare l'attività fisica che ho fatto, ed è per quello che se faccio attività fisica, l'attività giusta, ragazze, perché se faccio anche un'attività troppo blanda, si può dire,
troppo rilassante, non è quella, non, l'obiettivo di quell'attività lì non è tanto attivarmi il metabolismo, per cui io ho bisogno di un'attività fisica intensa. Tendenzialmente, ad esempio, nel mio programma Hello Workout, quello che faccio fare le allieve è questo programma intervallato, no? Faccio, e anche sono comunque gli allenamenti che trovate anche nei miei canali, qui su YouTube, su Facebook e su Instagram. Sono quelle attività intervallate nel quale dai una botta di fatica all'esercizio, mentre lui al metabolismo, no? Al fisico, che lui sta facendo un esercizio faticosissimo, poi a un certo punto si ferma un attimo, poi stress dai il massimo e poi si ferma un attimo e ancora stress e poi si ferma. Questo, ragazze, per il metabolismo è veramente un shock. Infatti, perché dai veramente tanto. Facciamo 20 minuti di attività, 20 secondi di attività e 10 di pausa. In quei 20 secondi fai un esercizio molto intenso e vuol dire che, essendo così intenso, hai dato veramente tanto fisicamente e poi quando finisci devi recuperare, ok? Non è un'attività che tu riesci a farla per 1-2 ore, tanto tempo di fila, perché, cioè, neanche 2 ore ovviamente, per 10 minuti, perché è forte, è pesante, per cui dai proprio un stress al tuo metabolismo e poi rallenti, uno stress rallenti, e quello fa sì che alla fine dell'attività, alla fine della ginnastica, anche se tu hai fatto un allenamento di solo 20 minuti, ad esempio, hai il tuo fisico, il tuo metabolismo che è molto attivo. E ovviamente, se vogliamo dimagrire, perdere peso, è molto importante avere un metabolismo attivo che sta lavorando, che sta consumando. Ragazzi, perché pensate, a volte ci mettiamo lì e mangiamo il biscotto, la caramella, la pizza, tutte cose buonissime che a tutti piacciono, per carità, piace a tutti. E il problema è che oggigiorno noi facciamo una vita che stiamo sedute tutto il tempo, o comunque stiamo al computer, facciamo le videochiamate, e non abbiamo una vita molto attiva come avevano i nostri antenati, che lavoravano al campo, che non so, lavoravano il grano, cioè lì era una vita di movimento continuo, fatica fisica, sforzo, per cui il nostro fisico non è sempre lo stesso, per cui quello che valeva fisicamente allora vale anche adesso. Ma noi sempre meno, non possiamo più uscire di casa, siamo obbligati praticamente a stare chiusi in casa, smaltiamo pochissime calorie e, ragazzi, purtroppo quella roba lì ci rimane attaccata, cioè, quelli, se mangiamo troppo, ci rimane attaccato addosso. Per cui è così, più siamo tranquilli a casa, meno ci muoviamo, facciamo attività, più gli zuccheri che mangiamo, il cibo deve essere regolato e il nostro metabolismo deve essere acceso, sveglio, accelerato, altrimenti veramente non riusciamo a smaltire tutto questo, tutto quello che mangiamo, e diventa grasso. Al di là del fatto che, ragazzi, vi ho detto prima, gli zuccheri, quelli andrebbero proprio evitati, perché arriva un certo punto, quando arrivano al sangue, danno quella botta glicemica al nostro fisico e quello va a diventare va a depositarsi in forma di grasso, quindi quello proprio va evitato. E a questo proposito vi invito, ragazze, pensate, da domani, magari anche da adesso, pensate un po' e scrivete anche su un foglio di carta: quale zucchero posso tagliare? Se sei attenta e vuoi dimagrire, comincia a ragionare. Quale zucchero posso eliminare dalla mia dieta da domani? Riesco a bere il caffè senza zucchero? Cosa posso eliminare? Scrivete, pensate, fate un esercizio, ragazze.